Salve a tutti, in questo video vediamo una molto interessante partita giocata tra Carlsen e Aronian alla Sequenfield Cup in St. Louis, negli Stati Uniti, a settembre di quest'anno. Questo video vuole essere un piccolo omaggio al nuovo campione del mondo Carlsen, per come si è dimostrato forte sia nella sfida con Anand sia in precedenza, mostrando un atteggiamento veramente positivo riguardo ad affrontare le partite di scacchi. Nonostante questa fosse l'ultima partita del torneo e avesse già la vittoria in tasca, ha praticamente rifiutato un pareggio, proprio per la voglia che aveva di giocare e di dimostrare il proprio valore. Una cosa simile era infatti successa anche nella decima partita della sfida mondiale con Anand, sempre con risultati ottimi dal punto di vista dello spettacolo nel proseguo delle mosse. Vediamo quindi come questi due giocatori sono saputi destreggiare in questa partita spagnola. Questa partita Carlsen è il conduttore del bianco e Aronian del nero. Si inizia con un'apertura piuttosto standard, un'apertura spagnola che è caratterizzata da queste mosse. A questo punto Aronian entra nella variante difesa morfi, spingendo il pedone in A6, quindi ponendo un punto di domanda a questo alfiere. Si prosegue nel modo classico. Qui il bianco arrocca subito. Ora il nero avrebbe la possibilità di entrare nella variante aperta catturando questo pedone che sembra in presa. Tuttavia sappiamo che il bianco poi recupererà non solo il pedone, ma anche un certo vantaggio posizionale, per cui Aronian si mantiene nella variante più giocata, chiusa con alfiere E7. Torre 1, la torre viene solito sviluppata su questa colonna, pronta per entrare in gioco sia che la colonna diventi semiaperta sia eventualmente passando per E3. B5. Ok, questa è una mossa tipica. Di solito si toglie l'alfiere dalla casa A4, forzandolo in B3 per evitare sia un cambio in un momento poco opportuno per il nero, che ottenendo quindi un certo controllo sul lato di donna con questo sviluppo avanzato dei pedoni. Mentre l'alfiere deve quindi andare in B3, Ronan arrocca e a questo punto è un momento di una scelta. Ci sono due possibilità qui: o giocare C3 con l'idea di spingere in D4, ma questo potrebbe dare la possibilità al nero di giocare il gambetto Marshall, ossia dopo C3 giocare direttamente D5. Viene sacrificato un pedone, però il nero in questo modo guadagna veramente molto spazio di manovra e molta attività. Ecco il pedone sacrificato. Bianco però si ritrova con questa torre molto avanzata e il nero la potrà sfruttare per guadagnare tempi, ad esempio con questa mossa, e l'attacco del nero è comunque piuttosto sostenuto verso il re avversario. Ok, Carlsen decide invece di andare un po' più sul sicuro, evitare questa eventuale variante, giocare la anti-Marshall a questo punto con A4. Il nero non può buttare avanti il proprio pedone perché qui il bianco prenderebbe, poi questo pedone sarebbe inchiodato perché il bianco a quel punto potrebbe prendere la torre retrostante se ricattura il pedone B. Quindi qui ci sono due possibilità: o quella forse un po' più attiva, giocare cavallo alfiere B7 in modo da difendere la torre, quindi schiodare questo pedone, oppure, come è stata giocata in partita, B4, quindi viene spedito in avanti il pedone, evitando quindi il cambio, e questo pedone diventa problematico per il bianco perché impedisce lo sviluppo del cavallo. In questo vedremo che sarà uno dei problemi che dovrà affrontare Carlsen nel seguito. Il nero però d'altra parte perde il controllo della casa C4, casa dove il bianco potrà installare i propri pezzi. Vediamo già da subito che probabilmente l'iniziativa, vista la asimmetria pedonale e tutti i pezzi che sono coinvolti, sarà sull'ala di donna. Tutti i pezzi sono
sull'ala di donna, c'è una forte asimmetria pedonale sull'ala di donna, probabilmente il resto della partita sarà centralizzato su azioni che coinvolgeranno questa parte della scacchiera. Ok, a questo punto comunque il bianco rompe l'indugi e cerca di aprire il centro per trovare un po' di sbocco ai propri pezzi, altrimenti il nero effettivamente resta in troppo svantaggio materiale. D6, viene difeso ulteriormente il pedone E, e qui si cambia tutto. Senza le donne la situazione si semplifica un po', però comunque il bianco deve risolvere ancora alcuni problemi, tipo lo sviluppo dei pezzi sulla di donna. Si comincia quindi con cavallo BD2. D'altra parte però questa mossa blocca anche l'alfiere campo scuro, ma probabilmente era comunque la migliore. L'idea sarà quella poi di portare il cavallo prima o poi in C4 per attaccare il nero, che dal parte sua gioca H6, quindi togliendo qualsiasi opportunità del bianco di poter giocare cavallo G5 con attacco sul punto debole F7. E qui Carlsen fa una scelta che può essere in qualche modo forse discutibile: spinge il pedone in A5. L'idea è quella di bloccare l'avanzata del pedone nero, però questo pedone a sua volta diventa piuttosto avanzato e non sarà difendibile da altri pedoni finché il nero riesce a mantenere il proprio pedone B4. Quindi questo pedone potrebbe diventare un bersaglio per i pezzi neri. D'altra parte il nero ha già questo cavallo che lo sta puntando e poi vedremo riuscirà anche a far attivare la torre attaccando sempre questo pedone. Ok, alfiere C5, nero sviluppa l'alfiere in una posizione un pochino più attiva, e alfiere C4 lo stesso fa il bianco, anche se forse sarebbe stata più attiva a cavallo C4, che almeno apre la via all'alfiere. Ora qui nero ha eventualmente la possibilità di giocare cavallo G4, attaccare fortemente questo punto, però bianco potrebbe difendere ad esempio interponendo l'alfiere. Ok, quindi dopo alfiere C4 comunque nero gioca cavallo G4. Difatti il bianco non ha spinto simmetricamente in H3 come aveva fatto il nero, quindi c'è questa effettiva opportunità di poter attaccare il punto F2. Per difenderlo Carlsen gioca torre 2. Questa torre sembra un pochino mal posizionata, però almeno rimane una posizione attiva che difende anche il pedone 4. Se fosse stata posta in F1 praticamente sarebbe stata una perdita di tempo, perché il bianco avrebbe fatto due mosse, una per toglierla da F1 e l'altra per rimetterla. Ok, alfiere E6, era venuto il momento anche di sviluppare l'alfiere campo chiaro del nero. Questa è una scelta molto interessante, perché il bianco è quasi forzato a cambiare gli alfieri, perché se ad esempio prova una mossa come H3, cercando di scalzare il cavallo, va a perdere materiale. Difatti segue alfiere per C4, mentre il bianco deve ricatturare a meno di perdere poi la torre. E qui però il problema è che al nero è lasciata la possibilità di entrare in D1, torre D1. Il bianco ha due modi per parare questo scacco, entrambi sono però fallimentari. Ad esempio torre 1 segue alfiere per F2, poi perdita di materiale. Se qui il bianco prova a catturare il cavallo va addirittura a stare peggio, perché c'è questo scacco di scoperta e poi il nero cattura anche un altro pezzo. Alternativamente poteva anche interporre il cavallo, però il nero continua il proprio attacco, minaccia la torre e qui vabbè, anche se il bianco cattura il pezzo, mentre il nero si rifà con la qualità in più, e altrimenti questa torre non ha praticamente case dove andare, quindi la situazione è veramente pessima. Ok,
Perché viene quindi effettivamente cambiato l'alfiere e quello che sembra ottenere il bianco è che dopo la ricattura questi due pedoni del nero sembrano molto deboli. Tuttavia, in realtà questi pedoni svolgono importanti funzioni. Innanzitutto il pedone retrostante impedisce al bianco di trovare delle ottime case avamposto in D5 e F5. Inoltre, in realtà questi pedoni non sono molto deboli perché non c'è modo plausibile per il bianco di attaccarli in modo efficace, almeno nel breve termine, perché il bianco deve ancora risolvere i propri problemi di sviluppo. Tra l'altro ora, per l'appunto, il bianco non può neanche spostare il cavallo appena l'entrata della torre in D1. Quindi innanzitutto H3 per rimuovere questo cavallo. Cavallo F6, ottimo posizionamento che attacca uno dei punti deboli del bianco. E qui ora il bianco deve cercare di sbloccare la situazione. Ad esempio, torre 1. C'è da evitare che il nero entri in D1 con scacco. Se infatti il bianco muove il cavallo, torre D1 scacco e si rientra in qualcosa di simile a quello che abbiamo visto prima. Tra l'altro ora, in caso di interposizione, poi il nero potrebbe anche cambiare le torri e poi catturare il pedone E4 se necessario. Quindi torre 1, torre AB8, il nero decide di attivare l'altra torre, quindi posizionalmente il nero sta abbastanza meglio, deve solo stare un po' attento a questi due pedoni doppiati. Ok, finalmente il bianco può muovere il cavallo e lo porta in C4 con una doppia minaccia sul pedone E5. Torre B5. Ok, finalmente il nero ha attivato completamente questa torre, sta andando a minacciare il pedone A5. Sembra che il bianco possa in qualche modo catturare però il pedone E5, ma non è una cosa vantaggiosa, perché dopo, ad esempio, cavallo F per E5, segue cavallo per E5. E ora se ovviamente il bianco ricattura il pezzo, il nero può usare questo attacco di scoperta con lo scacco d'alfiere in F2. Si finisce in questa posizione dove il nero ha guadagnato un pedone e inoltre mantiene il proprio attacco, specialmente sul punto E4. Ok, quindi questo pedone non è toccabile dal bianco, viceversa il nero sta aumentando di molto la pressione sul punto A5. Quindi, prima cosa, Carlsen gioca B3, rinforza il proprio cavallo. Alfiere D4, ottima manovra ancora che potenzia ulteriormente l'alfiere camposcuro, va a attaccare la torre, libera anche questa linea di difesa. Qui il bianco deve giocare alfiere B2. Alternativamente, in caso di cambio, se questo alfiere viene preso, segue E per D4, ora il nero si sdoppia i pedoni, potrà probabilmente giocare pedone E5 e questo pedone diventa veramente una spina nel fianco del bianco. Quindi viene giocata appunto alfiere B2 per interrompere questo attacco e Aronian gioca torre C5. E qui il nero ha una doppia minaccia. Difatti, supponiamo che il bianco giochi una mossa non molto buona, Re F1, qui il nero può sia catturare l'alfiere, dopodiché cavallo per alfiere e la torre entra in C2 con evidenti problemi per il bianco. Oppure ancora meglio, può addirittura giocare questo sacrificio di torre, che proprio sacrificio non è, perché se il bianco ricattura poi perde un pezzo, quindi ha semplicemente dato una torre per due pezzi leggeri, che è vantaggioso. Oppure, anche se qui il bianco cattura l'alfiere, poi il nero può togliere la torre dalla minaccia del pedone ricatturando l'alfiere e si finisce in questa posizione dove comunque il nero ha due pezzi leggeri per una torre. Tra l'altro sta anche minacciando un forte attacco. Ok, quindi come reagisce Carlsen a questa minaccia? Invece di giocare ovviamente re F1,
giocatore a 2 difende, quindi l'alfiere campo oscuro. Vedete che questa torre comunque diventa abbastanza ridicola sulla colonna A, è semplicemente un pezzo difensivo e questo non fa molto bene alla torre stessa. Ok, Aronian cambia comunque il pezzo, questo forza la torre addirittura in B2, una posizione ancora più ridicola, ovviamente non poteva riprendere di cavallo, altrimenti la torre nera entrava in C2. E qui un'altra manovra molto furba di Aronian, cavallo E8. Ovviamente il cavallo che era in F6 era quello meno attivo, deve cercare un posizionamento più furbo e l'idea è quella di passare eventualmente da uno di questi percorsi. Ovviamente la casa C3 sarebbe veramente il sogno proibito per il cavallo nero. Ok, Carlsen riattiva la torre in A2, cavallo D6. Tra l'altro in questo processo ora il nero sta anche minacciando di catturare in C4, quindi Carlsen difende con cavallo FD2. E qui però Aronian, invece di forse giocare più posizionalmente, cercando di investire il cavallo nell'avamposto, gioca cavallo B7. E ora ci sono ben 3 pezzi sul pedone A5 del bianco. Quindi effettivamente qui Aronian ha la possibilità di guadagnare un pedone. Tuttavia, come spesso succede negli scacchi, una minaccia è molto meglio di effettuare veramente la mossa. Cosa significa? Qui questo pedone è debole e sta fungendo da tappo, tra l'altro, alla torre A2. Con questo pedone nel mezzo questa torre non si può attivare. Quindi il nero potrebbe efficacemente mantenere un paio di pezzi, il cavallo e la torre, ad attaccare il pedone, costringendo quindi il bianco a difenderlo con altrettanti pezzi che risultano disattivati, specialmente la torre A2 che non fa veramente niente. Mentre comunque la torre C5 è una posizione un po' più attiva. Se però il nero qui cambia il pedone, anche se ha guadagnato un pedone, improvvisamente ora questa torre diventa attiva ed è praticamente quello che succede a breve. Vediamo infatti che qui Carlsen gioca un cavallo F3, quindi riaumentando la pressione sul punto E5. Allora ne avrebbe avuto anche la possibilità di tornare sui suoi passi qui, giocare ad esempio cavallo D6. Ora vediamo anche che ovviamente il bianco non può catturare perché seguirebbe la ripresa di pedone. Ora questi 3 pedoni sono fortissimi, centrali, mentre la posizione del bianco è ancora passiva. Tuttavia qui ormai Aronian vuole catturare questo pedone. Non è possibile farlo subito perché seguirebbe cavallo F per E5 e se vedete il bianco qui ha ristabilito praticamente la parità. Ok, quindi deve prima di tutto difendere questo pedone in qualche modo e cerca di farlo con il re, almeno questo re viene anche attivato. Anche Carlsen porta il re verso il centro, re F6, ora il pedone è difeso, torre A4. Anche qui eventualmente mirando al pedone B4. Ora effettivamente nero può catturare il pedone e lo fa, cavallo B per A5. Ed effettivamente questa mossa produce un grosso cambio strutturale. Difatti la colonna A da colonna chiusa per il bianco diventa colonna semiaperta. E ora questa torre e eventualmente altre torri che potrebbero essere messe dietro vanno a battere su pezzi dell'avversario. Quindi improvvisamente le torri si riattivano. Qui Carlsen gioca cavallo E3 di modo da evitare cambio di cavallo con distruzione della struttura pedonale. Tra l'altro ora c'è anche l'idea di giocarlo in G4, per questo viene giocata H5 per bloccarlo. Ed effettivamente Carlsen gioca torre e A1, cominciando a quindi far aumentare la pressione su questo cavallo. Tra l'altro ora il cavallo non si può neanche muovere facilmente perché cadrebbe il pedone retrostante. Quindi viene giocata torre D4.
mossa molto interessante, praticamente un sacrificio di qualità. Questa torre sta attaccando il pedone E e inoltre si attiva in una casa più centrale nella scacchiera. Vediamo perché il bianco non la può catturare, seguirebbe E per D4. Questo pedone non può essere preso subito, va a attaccare il cavallo che sta difendendo il pedone C2, quindi il cavallo si dovrà muovere. Se ad esempio lo fa in D1, segue D3, altra mossa molto interessante, e questo praticamente forza il bianco a prendere il pedone, e qui cavallo per B3. Il pedone che ha catturato in D3 ora non sta più difendendo la casa B3, quindi questo cavallo ha il massimo della mobilità, sta minacciando la torre che non ha case plausibili dove muovere. Ad esempio se torre B1 segue questo doppio, il nero ricattura il materiale perso con vantaggio. Se viceversa torre A2, il nero si può sviluppare, ad esempio con torre C1, porta la torre in attacco e ora questo cavallo è inchiodato, insomma ci sono vari problemi per il bianco. Quindi effettivamente Carlsen non cattura la torre, però in qualche modo deve cercare di difendere questo pedone E, se cade comincerebbe veramente a stare male. Quindi qui abbiamo probabilmente la mossa geniale della partita, cavallo E1. Questa mossa indirettamente difende il pedone E4, vediamo perché. Se torre per E4 segue cavallo D3, e ora questa torre nera comincia a essere veramente sballottata da tutte le parti, perché ricordiamoci che questa torre deve mantenere la difesa del cavallo, altrimenti il bianco guadagna due pezzi leggeri per una torre. Quindi qui dovrà essere mossa per forza in B5, a cui segue però C4. Ok, questa variante pensata da Carlsen è ottima. La torre a questo punto verrebbe o scacciata dalla difesa del cavallo, quindi il bianco guadagna materiale, oppure se il nero cattura en passant si apre questa linea e perde materiale lo stesso. Quindi effettivamente il pedone E4 non viene catturato dal nero a questo punto. E cosa fa? Viene giocata re E7. Il re viene in qualche modo centralizzato nuovamente. Però ora il bianco può giocare F3, risolversi definitivamente il problema di questo pedone, eventualmente passare al contrattacco. Ed è un po' quello che succede. Nonostante il nero qui entri in D2 di torre, per il momento questo cavallo fa buona difesa sia del pedone G2 che eventualmente in un futuro del pedone G2, per cui questa torre non è poi così pericolosa. Segue torre D1, ora a questo punto i giocatori cominciano a essere abbastanza a corto di tempo. Torre D6, mosse piuttosto rapide. Se il bianco vuole in cambio lo otterrà però soltanto ricostituendo la struttura pedonale del nero, quindi torre A1, re D7, re viene portato verso il lato di donna, cavallo D1, torre D2, nuovamente costringendo almeno un cavallo a mantenere la difesa di C2, cavallo F2. A questo punto il cavallo ha fatto questo percorso, l'idea è quella di giungere in D3, dove chiuderebbe sia la torre che attaccherebbe la torre avversaria. Questo potrebbe essere una situazione molto di pericolo per il bianco. O anche potrebbe giocare cavallo E3 con simili risultati, però dopo aver posizionato una torre in difesa del pedone magari. Comunque, re C8, cavallo FD3, la torre viene chiusa, ma non ci sono per il momento problemi, perché comunque dopo torre B5 il re bianco non può andare ad attaccare la torre nera perché c'è di mezzo il cavallo. Quindi viene giocata H4, re B7, ormai il re nero è quasi sul lato di donna, però non si capisce bene cosa possa fare. Difatti se giunge in B6 per difendere il cavallo, questa torre diventa immobilizzata praticamente. Se invece
rimane in b7 per difendere il pedone da solo non è sufficiente e quindi il cavallo è ancora inchiodato. Tra l'altro non si sa bene da dove potrà andare questo cavallo, anche se il re si sposta in a7 il cavallo non si può lo stesso muovere perché c'è comunque torre per a6. Quindi torre, viene portata una torre in a2 proprio per difendere questo pedone. Re a7, re g1, re b6. A questo punto i giocatori hanno sforato le 40 mosse, quindi hanno ottenuto un'ora sui propri orologi e possono quindi giocare un po' più tranquillamente. Viene giocata g6, re g1, re b7, tuttavia continuano ancora a ripetere un po' le mosse. Re f1, re c8. Questo re nero sta un po' vagando su tutta la scacchiera. Ed ecco la manovra interessante. Prima cavallo f2. L'idea è quella di portare un cavallo in d3 e chiudere la torre all'interno di questa specie di gabbia, visto che ora il pedone c2 almeno è difeso dalla torre a2. Quindi questo cavallo si può effettivamente muovere, dopodiché il re bianco potrebbe giungere e andare a molestare la torre. Qui Aronian gioca torre d8, riporta la torre in difesa. Probabilmente non è la mossa migliore. Poteva comunque giocare torre c5. A questo punto questa manovra di cavallo non sarebbe stata più possibile, per via che il nero può giocare torre per c2. Ora, con queste due torri così forti, il bianco ha sicuramente dei problemi molto seri. Per cui a questo punto probabilmente non ci sarebbe stato di meglio che ripetere le mosse. Ad esempio cavallo fd3, che quindi mantiene comunque la difesa del punto c2, forza la torre in b5 e così via. Allora forse pensava ancora di avere qualche possibilità di vincere, quindi ha giocato torre d8. Tuttavia non è più facile come prima, perché queste torri bianche sono molto attive e forzano praticamente all'immobilità i pezzi del nero sull'ala di donna. Inoltre ora questi cavalli cominceranno ad attivarsi. Difatti Carlsen gioca cavallo e d3. Il cavallo si ricentralizza, comincia a dare nuovamente fastidio a questi pedoni del nero. E qui dopo che Aronian gioca re b7 chiede la patta, ed effettivamente questa era l'ultima partita del torneo di Sequinfield e praticamente Carlsen, anche solo accettando la patta, avrebbe vinto il torneo essendo l'ultimo turno e avendo Nakamura già finito la propria partita. Tuttavia Carlsen qui ha dimostrato veramente la propria stoffa rifiutando la patta, un po' come avrebbe potuto fare un Fischer che, come era solito dire, non accettava mai patte in posizioni che riteneva vantaggiose per se stesso. E difatti qui il bianco ora ha veramente molto respiro e prima o poi riuscirà a sfruttare questa debolezza iniziale dei pedoni impedonati del nero. Quindi re 2, innanzitutto si ricentralizza il re e quindi con questo re eviterà futuri ingressi della torre sulla colonna D nelle traverse prime. Re b6, re 3, ancora più centralizzato il re, re b7. Ok, ora inizia una manovra. Cavallo d1. Questo cavallo andrà a cercare posizionamenti molto più attivi. Re c8, cavallo 1b2 e torre d6. Si riattiva parzialmente questa torre cercando di difendere in qualche modo, magari indirettamente, il punto a6. Tuttavia il cavallo c6 ancora non può muovere, perché altrimenti verrebbe impresa il cavallo a5, quindi ancora questa mossa non definisce niente. Viene giocata quindi prima torre a1, che riattiva già la torre bianca. Effettivamente poteva anche venire in mente di giocare subito cavallo c4. Tuttavia la posizione meno attiva della torre avrebbe favorito l'ottenimento di una patta da parte di Aronian. Difatti qui poteva giocare cavallo per cavallo, pedone per cavallo che minaccia la torre, quindi ne forza il movimento. E qui
sembra che il bianco possa recuperare il pedone. Tuttavia è meglio prima giocare c5, quindi conquistando spazio e attaccando nuovamente la torre. Torre d7, torre per a6. Il problema a questo punto è che però il nero può giocare b3. E questa è una specie di guadagno di tempo, perché sta minacciando la torre che ora è in a2. E inoltre minaccia di catturare in c2. Quindi qui il bianco in qualche modo è forzato a catturare il pedone, a cui segue però torre per b3. E il nero ottiene l'inchiodatura di questo cavallo, che potrà essere in qualche modo attaccato in seguito. Diciamo, proprio per questo motivo, per evitare che dopo questa variante la spinta b3 attacchi la torre a2, abbiamo visto che la torre viene portata in a1 per l'appunto, prima di giocare cavallo c4. Quindi veramente una mossa azzeccatissima. E quello che succede è che Aronian gioca re d8 e poi si presenta proprio la variante che abbiamo visto, con la differenza che la torre è in a1 invece che in a2. Quindi cavallo c4, cavallo per cavallo, b per cavallo, torre b8, c5, torre d7, torre per a6. E ora Aronian gioca b3, ma la differenza è che questo pedone non attacca più la torre. Quindi qui il bianco non deve perdere tempo a salvare la torre, ma può, a differenza della variante che abbiamo visto prima, catturare il cavallo in c6. Ed è proprio quello che è successo in partita. Ora la speranza di Aronian è di riuscire a promuovere questo pedone. Dopo b per c2 sembra abbastanza messo bene, ma vedremo che non è sufficiente. Probabilmente qui, piuttosto che spingere in b3, avrebbe fatto meglio forse a salvare il cavallo. Tuttavia il bianco guadagna comunque del vantaggio dopo torre a8. Nero si sta minacciando questo scacco con attacco a re e torre, ma se lo gioca segue re d2, che mette in salvo il re, e anche se il cavallo prende la torre, poi torre per b8 con scacco, il re forzato via, torre per b4, ora tra l'altro questo cavallo è praticamente intrappolato. Alternativamente, anche senza giocare cavallo per c2 subito, se nero prima prova a giocare torre per a8, segue comunque torre per a8, re e7, e poi cavallo per b4 che mette in salvo anche il pedone c2. Quindi qui in ogni caso il bianco se ne esce leggermente in vantaggio. Ok, quindi comunque Aronian gioca b3 e Carlsen prende il cavallo, segue b per c2. Ancora non c'è nessuna minaccia di promozione, il bianco ha ben due pezzi che difendono il punto c1. Il bianco comunque deve stare attento, perché se è troppo frettoloso e gioca ad esempio torre c1 proprio per prendere subito il pedone, il nero ha la possibilità di giocare torre b3 che inchioda il cavallo sul re e riottiene praticamente una posizione pari. Ok, quindi qui Carlsen gioca una delle mosse migliori, cavallo e1. Questa mossa praticamente riottiene quasi subito il controllo della casa c2 e quindi il bianco può disfarsi della minaccia di questo pedone. Vediamo che infatti una qualsiasi torre che venisse in d1 per attaccare la torre avversaria, quindi minacciando il cambio con un'eventuale promozione, questa mossa viene confutata da cavallo per c2, che contemporaneamente difende la torre. Stessa identica cosa anche se nero porta l'altra torre in b1. Alternativamente Carlsen avrebbe anche potuto giocare direttamente torre per e6, che libera questa torre. Tanto nero non ha possibilità di promuovere il pedone in caso di torre b1 per favorirne la promozione. Seguiva questo scacco e poi matto forzato. Ok, quindi Aronian si trova in questa posizione un po' disgraziata. Gioca torre e re e 7 cercando di portare il re in una posizione più attiva sull'ala di re. Tuttavia Carlsen cattura il pedone, torre b3 cercando un qualche tipo di contrattacco con questo scacco,
re 2, attenzione perché ancora la strada è molto scivolosa, se qui re f2 poteva seguire torre b2 che inchioda il cavallo, dopo che viene difeso torre d2, a questo punto il nero riguadagna il pezzo. Quindi giustamente torre 2 per evitare l'ingresso gratuito della torre in d2, torre b2, torre c1 per difendere il cavallo, torre a2. A questo punto re 3, il cavallo viene schiodato, re f7, f4, cercando di risolvere un pochino il problema della posizione centrale. Re f6, f per e5, re per e5. Vediamo che però da questa posizione il re nero è abbastanza costretto. A questo punto con un pezzo in meno l'unico problema del bianco sarà quello di far riattivare questa torre. Ci riesce abbastanza in fretta perché dopo cavallo e1 viene minacciato scacco in queste due case. C'è sì questo scacco di torre, ma re f2, dopo torre di 2 scacco il re bianco trova rifugio in f1, un rifugio praticamente inespugnabile. Il nero non ha neanche tanto tempo di portare le torri in seconda per attaccare su questa traversa. Difatti per prima cosa viene riportata la torre in d7 per evitare che questo pedone venga catturato. Cavallo f3 scacco, re f4, torre per e6, la torre si finalmente riattiva essendo il re forzato lontano dalla casa e5, g5, h per g5, re g3 con l'unica speranza di riuscire in qualche modo a ostruire il re avversario. Un matto quasi insperato a questo punto. Torre f6, torre a2. Ma ora dopo cavallo e5, Aronian ha abbandonato. Difatti ora la torre è minacciata. Non c'è neanche tempo per giocare ad esempio torre d2, trovando un po' di controgioco sulla seconda traversa, perché seguirebbe questa semplice combinazione. Il re nero deve andare in h4 perché in h2 sarebbe matto, e semplicemente qui con questo scacco il bianco guadagna un'altra qualità, quindi finisce proprio in vantaggio materiale abissale. Ok, quindi abbiamo visto la forte determinazione di Carlsen, cosa che è stata anche riproposta durante la sfida mondiale con Anand. Veramente questo ragazzo ha dato spettacolo e spero continuerà a darlo per molto molto tempo. Vi lascio quindi la notazione della partita e vi auguro buone partite a tutti. A presto per il prossimo video. Ciao ciao!